Un gemellaggio nel nome di San Bernardino da Siena è quello che unisce da oggi i comuni di Bernalda e Marsico Vetere, che si sono legati nel nome del loro santo patrono, il teologo francescano vissuto tra il XIV e il XV secolo predicando in diverse regioni italiane. La cerimonia ufficiale della firma del gemellaggio è avvenuta in un giorno speciale per la comunità bernaldese, il 23 agosto, durante il quale il centro ionico celebra il suo patrono. Un gemellaggio dovuto tra i due unici comuni in Basilicata che hanno come patrono San Bernardino, ha ricordato il sindaco di Bernalda da Domenico Tataranno, assieme al suo omologo di Marsico Vetere, Marco Zipparri. È un gemellaggio nell'era del Covid, no? Questa pandemia, questa grande tragedia che è accaduta qui nella nostra terra, ci ha spinti per cercare di prendere il lato positivo, ci ha spinti a guardare più vicino a noi e ci siamo accorti che Marsico Vetere è l'unico comune della Basilicata, oltre a Bernalda, a venerare come santo patrono San Bernardino. E allora noi che pensavamo e progettavamo di gemellarci con San Bernardino della California, abbiamo accolto molto molto di buon grado questa scoperta e ci siamo adoperati insieme su proposta proprio del sindaco di Marsico Vetere per suggellare questo gemellaggio che unisce tutta la Basilicata, perché unisce un paesino di montagna ad un paesino di mare, un paese della provincia di Potenza ad uno della provincia di Matera, e quindi ha dei risvolti simbolici che vanno ben oltre la territorialità della singola comunità. Di questo siamo orgogliosi e da oggi le nostre comunità hanno un amico in più. Questa era l'iniziativa a cui tenevamo tantissimo, perché la formalità era già stata espletata, oggi mancava soltanto la firma. Ci siamo riempiti di inviti vicendevolmente. Ci auguriamo che poi la situazione sanitaria sia tranquilla in modo da poterci riunire. Io tra l'altro non ci sono mai stato a Marsico Vetere, non vedo l'ora di rispondere all'invito del sindaco. La comunità di Marsico Vetere è legata da secoli alla fede con San Bernardino da Siena e noi già dall'anno scorso avevamo chiesto alla città di Bernalda di poter concludere quest'atto formale che per noi è molto importante, perché storicamente la comunità di Marsico Vetere non aveva ancora attivato iniziative di gemellaggio e prima ancora che procedere con gemellaggi extraregionali abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere e gemellarci proprio con la città di Bernalda, che da secoli è sotto l'egida di San Bernardino da Siena ci affianca in questa iniziativa. Il sindaco Domenico Tataranno e con l'amministrazione di comunale di Bernalda ci sono stati già degli appuntamenti nei mesi scorsi e turisticamente cerchiamo di creare un ponte turistico tra il mare e la montagna. Noi abbiamo il massiccio del Monte Volturino e Bernalda custodisce la frazione di Metaponto, che turisticamente ha delle spiagge molto importanti sulla costa ionica. Da noi celebriamo in onore di San Bernardino da Siena la festa il giorno 20 maggio, per cui sin da ora faccio questo invito per il maggio che verrà, per il maggio 2021, a tutti i cittadini di Bernalda e all'amministrazione comunale che ci ospita oggi qui. Dopo L'Aquila, Siena, Massa Marittima e Mirabella e Clano, Marsico Vetere si aggiunge ai comuni gemellati con Bernalda nel nome del santo francescano, con l'auspicio di poter presto creare un legame anche con la città di San Bernardino in California. Lo riprenderemo, chiaramente non è il momento ideale, oggi c'è un'emergenza sanitaria mondiale e quindi non appena, speriamo al più presto, sarà superata, riprenderemo i contatti. Le celebrazioni in onore di San Bernardino, ridimensionate a causa dell'emergenza coronavirus, sono proseguite poi nella Chiesa Madre con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo metropolita di Fano, particolarmente legato a Bernalda, dove dal settembre 2010 all'ottobre 2011 ha ricoperto l'incarico di amministratore parrocchiale della parrocchia Mater Ecclesiae. E l'effetto di tornare a casa, anche se per chi come me ha scelto di fare il prete, vabbè, poi è capitato che faccia anche il vescovo, la casa deve essere il luogo dove si viene mandati in missione, però questo mi ricorda comunque tornare qui, una parentesi breve purtroppo ma molto bella della mia vita, è stato accudire e accompagnare Don Mimì negli ultimi tempi della sua vita e accompagnare anche la vita pastorale di quella comunità e poi del paese, perché comunque Bernalda è una cittadina ma
dal punto di vista religioso è una comunità unica. Quindi sono molto contento di essere qui, mi sento a mio agio, mi sento in famiglia. San Bernardino è un santo che evoca l'evangelizzazione, lo zelo cristiano. Aveva un modo di annunciare il nome di Gesù che convertiva, coinvolgeva e lasciava un segno. Penso che anche questa statua, questa immagine, mi pare di Nicola Morelli, di bronzo, che evoca San Bernardino, dà l'idea dell'enfasi e del coraggio, dell'entusiasmo che lui metteva nell'evangelizzazione. Penso che il messaggio sia questo: non possiamo non evangelizzare, non annunciare che il Signore è la salvezza di tutti. Il trigramma questo vuole dire: il Signore è il Salvatore del mondo.